ho saputo il messaggio, mi ha fatto un piacere enorme. Però, caro Vasco, io ti faccio gli auguri a te e alla tua famiglia per un buon Natale. Alessandro, abbiamo superato il Natale. Perché? Perché? Che cosa devi arrivare? Lo so, c'hai ragione tu. Però siccome stiamo registrando, l'altra puntata va in onda dopo a gennaio, hai già superato il Natale e anche il Capodanno. Lo so, c'hai ragione tu, però c'hai ragione tu, però quando gli dici buon Natale e buon anno, allora bisogna dire buone feste anche. Spero che tu abbia passato delle buone feste, così. Ah, questo faccio, corro a capo, vado. Rifai, sì. Guarda, non sbagliare direttamente. Lasciati in pace. Buona Pasqua. Buona Pasqua che non ti dai, non è vero. No, scusa. Ma non gli dà retta. Cosa devo fare? No, scusa, no. Fai quello che ti ha detto Maria. Funziona. Ma quella dice buona Pasqua. No, a volte va bene, dimmi. Alessandro, questa puntata andrà in onda a gennaio. Allora ti conviene. Sì, però quando va in onda, ho già passato il Natale e il Capodanno. San Valentino. Ma adesso non mi trovo a dire ti faccio gli auguri per gennaio. Tu di la verità.